9:44, Gianluca dopo 4 mesi è tornato a Cardarelli, vedete? Sto davanti al Cardarelli di Napoli con i volantini. Già un autista mi ha detto è tornato lì ancora, è tornato la autista. Vedi che i volantini una signora, praticamente, e cominciano a pregare, a prendere quello di Dio in questa coltre di morte del Cardarelli di Napoli. Amen. Ospedale Cardarelli di Napoli, sono andati bastioni pesanti praticamente, sto pregando gli esorcismi, il solito clima di mortorio, i bambini si stanno pigliando. Ho ritrovato il Cardarelli come l'avevo lasciato a dicembre, uguale, amen. Andiamo a pregare e a Dio davanti a questa macelleria, amen. Allora, ore quasi 11:20, sto qui davanti al Cardarelli, non c'è assolutamente nulla, zero, anime completamente morte. Del resto, senza un cammino spirituale serio non si può sperare nulla, capito? Ma se io mi sto uccidendo per andare alla messa detta da sacerdoti in grazia di Dio, teniamoci conto questo, teniamoci conto, questa è la cosa. Ma del resto lo spieghi il concilio di Trento che l'efficacia della messa dipende dallo stato di grazia del sacerdote? Quella è la cosa, da come la celebra il sacerdote, ma soprattutto dallo stato di grazia. Come lo si fa a capire? Don Benedetto in uno stato di grazia straordinario, il priore del Signore Cristo Re. E in stato di grazia, e lo avverte l'anima. Amen. Continuiamo a rendere gloria a Dio, siamo al settimo esorcismo. Amen. I segni di Dio, 11:05, in una coltre di morte del Cardarello ad una marea di volantini, mi ha telefonato una signora di Olbia che ha avuto il coraggio di portare avanti una gravidanza con un figlio praticamente che ha, che poi mi racconterà, è veramente una cosa lodevole. Ci sono delle donne come queste che stanno poche e la maggior parte strappi volantini, cosa mi guardi in cagnesco, vabbè, è normale questo, vabbè. Per la gloria di Gesù e di Maria, continuiamo a pregare, 9 esorcismi, amen. Quarto, nel solito clima di morte, ho fatto 11 esorcismi a San Michele, adesso sto per pregare con il rosario della mia carissima amica Silvana De Mari, sto per pregare il rosario, per impedire al Signore la fine di questa macelleria al Cardarelli, che ricordo, da quando ci sono, dal 1 luglio 2020, sono crollati dell'85-90% gli aborti. Amen. Viva Cristo Re, Maria prima messa. Amen. Due ore che sto qui davanti indisturbato, praticamente mi hanno messo a mettere dietro la sbarra, vedete, praticamente qui ho spostato qui lo zaino praticamente a fianco a me, praticamente sto continuando a pregare, vedete il fastidio che do, dietro la sbarra, mai successo, perché sta avvenendo a basci il Cardarelli e Napoli, praticamente, vedete qua che significa, ci basta uno con gli attributi per far cadere a basci gli ospedali, amen. Mi hanno fatto spostare la sbarra praticamente, dopo due anni, più di quasi tre anni che vengo qui a Nanza, quasi tutti i pandemisi, mi hanno fatto spostare la sbarra. Questo è il trattamento che fanno ai martiri praticamente, vedete? Però non mi possono toccare, capite? L'ho sventrato il Cardarelli, l'ho sventrato. Va bene, va bene. Mi diverto queste cose, mi piace. Però di verità Padova è molto più duro di Napoli. Il trattamento che mi hanno fatto a Padova, amen, amen, lo zaino e soprattutto gli insulti coppie da Padova non li ho presi a Napoli, amen. Successo che una guardia uscisse e farmi sposare di 15 metri, praticamente. Io stavo lì davanti praticamente e lui mi ha fatto sposare la spada di 15 metri, mi dà fastidio. Come dice Don Giuseppe praticamente sono un rompi ovunque, praticamente. Va bene, è stata una bella veglia, una bella preghiera, 11 esorcismi, un rosario. È stato un altro colpo bello mortale a questo ospedale, però bello assestato. Va bene, per la gloria di Gesù, Giuseppe e Maria. Amen, amen. La dimostrazione è che se si ha la fede, il coraggio, tutte, e la messa vera cattolica, è una grande determinazione, si può vincere la guerra, lo sto dimostrando io. Amen. Un volantinaggio che ha fatto male, una ragazza mi ha aggredito di brutto qui davanti. Però di la verità, a Roma e a Firenze mi hanno alzato le mani addosso, lei no invece, e l'avrei potuto stesso denunciare per cose c'è, però non ho avuto la prontezza di prendere il tablet perché mi sono scivolato i volantini, perché ci sta un po' di vento a Napoli. Comunque era inviperita cosa c'è, vuol dire che le mazzate sono diventate, perché comunque il demonio odia che sto venendo a Napoli tutti i giorni. Questa è una città dove ci sta una coltre di iniquità, però sotto sotto ci sta del bene.
Ne sono convinto di questo, ne sono convinto. Puoi trovare il delinquente, ma puoi trovare anche Don Dolindo Ruoto. Io ho trovato Don Dolindo Ruoto. Pregate per questo, Don Dolindo Ruoto. E infatti oggi pomeriggio andrò sotto tombi su Don Dolindo Ruoto. Io lo sento nel mio cuore. Le altre città non ci sta niente. Qui ci sta il male, ma ci sta anche il bene. Amen. Dove il franco sono qui sulla metropolitana, perché ho un controverso dovuto, no? Che poi adesso viene chiaro. Io volevo specificare che l'aggressione del basso, no? Fisica, è di tutti i colori, ma detto. Però sono ben allegato. Le prove familiari non sono. Insulti gli oltraggi. Grati poi quando vi insulteranno i perseguiranno intendenti hanno ogni sorta di male contro di voi per causa di mia. La regata i risultati perché grande la vostra ricompensa di cielo, questo è il nostro Gesù Cristo.